abituati a sentire che lo yogurt è un tocca sana per l'intestino, che fa dimagrire e che lo può mangiare anche chi è intollerante al lattosio. Ma è davvero così? Ciao, sono Vanessa, consulente nutrizionale e naturopata e mi occupo di educazione alimentare. La mia filosofia è mangiare bene per vivere meglio e per mangiare bene dobbiamo conoscere e capire cosa mangiamo. Allora, lo yogurt è un alimento molto utilizzato sia a colazione che come snack e a volte sostituisce anche il pranzo. Ma come mai è così popolare? Perché è utile al nostro intestino, perché fa dimagrire e perché lo possono mangiare anche gli intolleranti al lattosio. Ma sarà vero? Lo yogurt per definizione è latte vaccino più due fermenti lattici, il Lactobacillus bulgaricus e lo Streptococcus thermophilus. Questi due fermenti però non sono in grado di passare la barriera gastrica dello stomaco e quindi non hanno alcuna azione positiva sull'intestino. Sono i probiotici che contribuiscono a mantenere il corretto equilibrio della flora batterica, andando ad alzare anche le difese immunitarie, con azione di barriera protettiva dall'attacco di altri microorganismi. Quindi gli yogurt che fanno bene all'intestino sono quelli che hanno i probiotici delle famiglie dei Lactobacillus e Bifidobacterium, che tecnicamente non si chiamano più yogurt ma latti fermentati, tipo il kefir. Lo yogurt entra nelle diete dimagranti perché leggero, con poche calorie, molto digeribile e saziante. Ma non tutti gli yogurt sono uguali. Lo yogurt che non fa ingrassare è quello bianco, naturale o coi probiotici. Ma vi devono piacere i gusti acidi. Se proprio non vi piace, aggiungete un pizzico di miele oppure scegliete la versione ai cereali o alla frutta secca. Attenzione agli yogurt magri, i quali è vero che hanno un quantitativo minore di grasso, dal 3 si passa allo 0,1%, ma sovente per sottrarre il grasso si inseriscono gli zuccheri. Leggete bene l'etichetta. Oltre ai magri, anche lo yogurt greco, soprattutto nella versione light, va bene, perché è quasi privo di grassi, ma con un apporto bilanciato di proteine e carboidrati. Assolutamente no per gli yogurt alla frutta e ai gusti, perché contengono sicuramente una quantità più elevata di zuccheri. Il lattosio presente nello yogurt viene digerito dai fermenti lattici, quindi, in teoria, se siamo intolleranti al lattosio potremo mangiare lo yogurt senza problemi. Ma intanto dobbiamo essere sicuri che non siano state aggiunte creme di latte o fatte altre lavorazioni. E poi dipende dal grado di intolleranza che abbiamo. Sottolineo che sto parlando di intolleranza al lattosio e non di allergia alla proteina del latte, che è una cosa completamente diversa. In caso di intolleranza, il migliore è quello delattosato, quello di soia o quello greco. Allora, quello delattosato è stato creato appositamente per gli intolleranti, con un lattosio inferiore allo 0,01%. Quello di soia deriva da una bevanda vegetale e il lattosio lì proprio non c'è. Mentre quello greco, che in realtà sarebbe turco, subisce tre filtrazioni, permettendo di togliere il lattosio che i due batteri non sono riusciti a fermentare. Ricapitolando, se volete aiutare il vostro intestino ad avere il massimo del nutrimento, scegliete uno yogurt bianco intero con l'aggiunta di probiotici. Se volete tenere sotto controllo il peso, yogurt magro, quello di soia o quello greco vanno bene. Se siete intolleranti al lattosio, il delattosato, quello di soia e quello greco fanno al caso vostro. Vi ricordo sempre di leggere bene l'etichetta per controllare i zuccheri e gli additivi. E se volete scoprire altri falsi miti e capire cosa mangiamo, trovate altri video qui nel canale YouTube. Per seguirmi, cliccate sul pulsante rosso iscriviti e sul campanellino per attivare le notifiche, oppure sui miei social. Arrivederci al prossimo video e buon appetito a tutti!